ragazzi, siamo gli Smokey Fingers, siamo qui per presentare il nostro secondo album dal titolo Promised Land. Heading down to Georgia, up to Nashville, Tennessee. There's no plan, just good old friends like Silent Dean. A differenza di Columbus Way, Promised Land rappresenta più una presa di coscienza, una consapevolezza, e quindi i sogni e le speranze assumono un aspetto più reale, più vero. Columbus Way, il nostro primo disco, ci ha dato delle grandi soddisfazioni, quindi ci ha permesso di farci vedere al pubblico di tutto il mondo, di poter suonare in giro per l'Europa, di conoscere tanta gente e di darci anche delle prime soddisfazioni. La soddisfazione è vedere anche tanti ragazzi in giro nell'est Europa, dall'Australia, a fare delle nostre cover e pubblicarle su YouTube, quindi rivederci così indirettamente è una grande soddisfazione, ci fa capire che qualcosa di buono è stato fatto con Columbus Way. Get on the stage, we can hear people calling our name, another stage, lights and colors. L'idea del titolo Promised Land prende spunto da un'esperienza che ebbi qualche anno fa negli Stati Uniti. In quel periodo mi trovavo lungo le strade americane a visitare quei luoghi che avevo sempre sognato, avevo sempre idealizzato. Ed ecco che finalmente questi posti assumevano una dimensione vera, reale. E da qui l'idea appunto di aver raggiunto questa, fra virgolette, diciamo così, terra promessa, tanto decantata e sognata nel primo disco Columbus Way. Columbus Way appunto rappresentava una sorta di ponte tra noi e diciamo così, la musica che più in cui più ci riconoscevamo, e quindi questo sound tipico del sud degli Stati Uniti. Ecco che adesso questo ponte era stato creato e toccavamo con mano la vera realtà americana. Diego aveva un sacco di idee in quel momento, mi mandava delle take, ascolta, guarda questa cosa qua. Effettivamente io appena sentì questo sound e arrivava nel momento giusto, nel posto giusto, e venne molto spontaneo e naturale trovare melodie e testi da inserire in questo contesto. Era proprio l'ambiente naturale, non poteva essere diversamente. Come Columbus Way, le storie che raccontiamo nei nostri pezzi sono storie della vita di tutti i giorni, in cui chiunque si può rispecchiare. Siamo infatti dell'idea che nel momento in cui scrivi e componi un pezzo, a quel punto il pezzo non è più solo tuo, ma appartiene a tutti coloro che in qualche modo si ritrovano in quella canzone. Sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista legato alle storie. Promised Land prende un significato più ampio oltre al titolo del disco, perché la terra promessa la stiamo cercando tutti, c'è chi l'ha trovata, c'è chi non l'ha ancora trovata, e nonostante questo è bello anche pensare che ci sia, e sia anche solo un ideale, quindi bisogna sempre sperare, sempre andare avanti. Road is My Home è un pezzo on the road nel vero senso della parola, nel senso che è nato sulla strada, sui bus degli Stati Uniti, sul mitico Greyhound o nei motel, nelle stanze di motel a New Orleans. È nata così, proprio sulla strada. Tra l'altro The Road is My Home è il nostro singolo per il quale abbiamo registrato un video che speriamo sia una bella sorpresa per tutti quanti. Le registrazioni di Promised Land sono state fatte qui, in questi studi, negli studi della Tanzan Music, sotto l'occhio attento dell'amico, del nostro caro amico Mario Percudani, che è anche produttore dell'album. È stato un lavoro duro e impegnativo, non solo per noi, ma anche e soprattutto per chi ha lavorato dietro a Promised Land, a partire dallo stesso Mario e a Daniele Mandelli, che ha collaborato
nella parte tecnica per la realizzazione della buona uscita del lavoro. Questi sacrifici sono stati indubbiamente premiati, perché già pur non avendo fatto il mixaggio, l'album suonava già in maniera molto soddisfacente. Promised Land contiene 12 tracce di pura passione, e subito dopo l'uscita del disco partiremo con un tour dove speriamo di poter arrivare in tutta Europa per poter farvi sentire il nostro disco e per rendere felici i nostri fans.